Duccio di Buoninsegna, padre della pittura senese del 300, modulò lo stile tradizionale dell'arte bizantina con degli elementi di novità presenti nell'arte gotica. Nato intorno alla prima metà del 1200, Duccio di Buoninsegna venne a contatto nella giovane età con la pittura fiorentina e con l'arte di Cimabue, probabilmente il suo maestro. Le prime notizie sulla sua attività risalgono al 1278. L'opera più nota è La Maestà del Duomo di Siena, pala d'altare della cattedrale senese dipinta tra il 1308 e il 1311. È un doppio polittico dipinto su entrambe le facce. Nella parte anteriore è raffigurata la Madonna in trono con bambino, circondata da santi e angeli. Osservando il trono, si trovano delle somiglianze con i marmi fiorentini di Arnolfo di Cambio e quindi che la struttura è stata aggiornata al gusto del tempo. Sul basso gradino alla base vi è in latino l'invocazione dell'artista alla Madonna. Madre santa di Dio, sii motivo di pace per Siena, sii vita per Duccio perché ti ha dipinta così. Spostando invece l'attenzione sulla Madonna e sul bambino, si osserva come per la realizzazione dei panneggi venga utilizzato il chiaroscuro, che permette in particolare al ginocchio della Madonna di emergere dal resto della figura. Sempre sulla parte anteriore del polittico in basso, vi sono alcune scene della vita di Cristo dove si può notare la particolare cromia recuperata dalle icone bizantine, in cui prevale il rosso rigorosamente su sfondo oro. Da sinistra vengono rappresentate le scene de l'Annunciazione, la Natività, l'Adorazione dei Magi, la Presentazione al Tempio, la strage degli innocenti, la fuga in Egitto e la disputa nel tempio. Nel coronamento anteriore invece vi sono raffigurate alcune vicende della Vergine dopo la morte di Cristo. Annuncio della morte alla Vergine, congedo di Maria da Giovanni, congedo dagli Apostoli, Dormitio Virginis, funerali di Maria, sepoltura di Maria. Sul retro della Maestà, destinato alla visione del clero, erano rappresentate 26 storie della passione e resurrezione di Cristo, divise in formelle. La narrazione delle vicende inizia con la formella in basso a sinistra che rappresenta l'entrata a Gerusalemme e continua in maniera schematica spostandosi poi sulla striscia superiore dove in posizione centrale si trova la crocifissione di Cristo. Nel coronamento del polittico posteriore vengono invece raffigurati degli episodi avvenuti dopo la morte di Cristo, quali diverse annunciazioni, l'incredulità di San Tommaso e la Pentecoste. La Madonna di Crevole è uno dei pochi dipinti sicuramente dati a Duccio. Realizzato intorno al 1283-1284, rappresenta la Madonna con bambino. La stilizzazione della forma, delle figure e la cromia riprende visibilmente lo stile bizantino. Anche in quest'opera viene utilizzata la tecnica del chiaroscuro, evidente nei panneggi di entrambe le vesti e nei volti delle due figure che risultano particolarmente delicati. Lo stesso gesto compiuto dal bambino contribuisce a rendere l'insieme più armonioso. Spostando l'attenzione sullo sfondo oro, si notano due angeli negli angoli superiori, sproporzionati rispetto alle due figure centrali. Commissionata al pittore nel 1285, la Madonna Rucellai fu inizialmente data a Cimabue. Oggi invece è uno dei pochi dipinti sicuramente assegnati a Duccio. Rappresenta la Madonna in trono con bambino, circondata da angeli. Anche in questo dipinto si possono riconoscere elementi di tradizione bizantina, integrati con elementi di stile gotico, quali le modulazioni del colore per dare forma alle figure e l'umanizzazione dei volti. Il trono è posto in tralice, ma non crea profondità nel dipinto e il rapporto fra esso e il piano d'appoggio è incongruente. Inoltre notiamo anche nel trono elementi decorativi, quali bifore e trifore, tipicamente gotici.
I sei angeli posti ai lati del trono, su sfondo oro, sono sproporzionati rispetto alla figura centrale e sono inginocchiati in maniera irrealistica l'uno sopra l'altro. Realizzato dal pittore senese nel 1300, la Madonna dei Francescani rappresenta una variante iconografica della Maestà. In quest'opera ritroviamo elementi bizantini quali il trono ligneo e il discorso lineare che prevale sul discorso volumetrico, mentre il bambino appare invece più moderno in senso gotico. L'opera è caratterizzata dal particolare sfondo a piccoli riquadri. In alto si possono notare quattro angeli sproporzionati rispetto alla figura della Madonna, mentre in basso un ventaglio di francescani in preghiera crea tre piani differenti. Duccio morì intorno al 1318 a Siena e molti furono gli allievi che si ispirarono a lui dopo la morte, utilizzando il suo indistinguibile stile.